tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parliamo di una cosa che fanno tutte le ragazze, o almeno il 99,9% delle ragazze, ovvero shopping. E quindi vi farò i tipi di persone a fare shopping, o meglio i tipi di ragazzi a fare shopping. Iniziamo con il video. Le prime due tipi di persone, di ragazze che fanno shopping, sono due tipi antitetici. Cioè quella che ama fare shopping, appena entra in un negozio si compra tutto il negozio, e quella che odia invece fare shopping e quindi non compra mai niente, e poi si ritrova il giorno prima della festa a non sapere che vestito mettere e ad andare nel panico. Poi abbiamo il tipo di ragazza molto particolare, ovvero quella che va in un negozio propositiva, nel senso devo comprarmi qualcosa, vado, compro, provo, però poi non le sta mai bene niente, ma proprio niente, neanche lo smalto, che dico cavolo, è la cosa che sta bene a tutti, l'unica cosa che sta veramente bene a tutti, no, a lei non sta bene. Si vede sempre troppo alta, troppo bassa, troppo grassa, troppo magra, troppo, non lo so, coi piedi troppo grandi, troppo piccoli, così. È esasperante questo tipo di ragazza, perché poi non trova mai bene niente, alla fine, nonostante tutta la fatica, si ritrova nella stessa condizione di quella che non va proprio a fare shopping e quindi poi entra in crisi pure questa. Il tipo opposto di ragazza, che è quella che non dovrebbe mai comprare niente perché non le serve niente, entra in un negozio così solo per guardare, però poi esce sempre con il sacchetto in mano, e quindi tu sei tipo, ok, ma in verità non ti serviva questa cosa? E tipo, ma lei, cioè per lei una cosa serve sempre, perché effettivamente prima o poi la userà. Poi abbiamo l'indecisa. L'indecisa entra nel negozio, si prova il vestito, si fa il selfie e lo manda alle amiche su WhatsApp, perché non può decidere da sola se comprare o no il vestito. Se una ti dice no stai benissimo e l'altra ti dice no stai malissimo, allora cosa si fa? O si chiede alla terza amica, oppure devi valutare il parere, quella che ti dice che sta benissimo come si veste e quella che si dice che stai malissimo come si veste. Poi abbiamo la snob, ovvero quella che in alcuni negozi non entra per principio, non importa se c'è proprio quel vestito bellissimo che ha visto dalla vetrina, lei non ci entra perché è troppo in per entrare in quel negozio. Infine, l'ultimo tipo di ragazza che va a fare shopping è quella che odia provarsi i vestiti, quindi lei entra e non si prova mai niente, va, prende, compra il vestito e poi se le sta male se lo tiene alla fine, oppure se proprio è talmente necessario che provi quel vestito, pur di non spogliarsi, lei si prova il vestito, il pantalone, quello che è, la maglietta, sopra i suoi vestiti. Allora ovviamente in questo caso le starà sempre o male, oppure le starà bene ma prenderà sempre una taglia troppo grande. Bene, queste erano le persone che io ho individuato a fare shopping. Voi quali persone, tipo di persone siete? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, e scrivetemi anche secondo voi che tipo di persona sono io. Penso sia abbastanza palese, però vabbè, scrivetemelo, vediamo se indovinate oppure no. Detto questo, qua sopra io vi lascio il video del tipo di persone su Snapchat. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto. Iscrivetevi a tutti i miei social che vi lascio sempre qua sotto in descrizione. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto e condividetelo ovunque voi vogliate, Facebook, Instagram, Twitter, che mi raccomando è molto importante. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!